pareggio sia il risultato più giusto. È stata una partita dalle forti emozioni per noi che la viviamo in un ambiente con tanta gente, con tanto pubblico, e per noi sicuramente agguantare il pareggio al 95esimo è motivo di grande soddisfazione. Ci abbiamo creduto e sono contento perché anche i tre cambi fatti alla fine hanno influito su questo, e do grande merito ai ragazzi per averci sempre creduto. Queste sono partite molto difficili che si vivono sul filo dell'equilibrio, e quindi merito ai miei giocatori di aver agguantato una partita che sembrava ormai andata. Quante possibilità adesso si dà, visto anche il risultato, visto anche la fine del campionato, l'eventuale classifica poi dove si andasse a... Ma guardi, mi creda, queste sono partite che vanno sul filo dell'equilibrio, quindi ancora le possibilità sono aperte per tutti, sia per noi. Sicuramente noi possiamo avere un vantaggio, però personalmente non la penso così. Sarà una partita difficile. Noi dobbiamo prendere quello che di buono abbiamo fatto oggi, secondo me la prestazione per buona parte della partita, e il carattere di aver recuperato le idee, per aver recuperato il risultato da urto. Poi domenica sarà un'altra storia, di questo sono convinto, e se meriteremo noi sarò ben lieto di essere, saremo contenti. Ritengo che oggi sia stata una partita non bellissima, perché la posta in palio era alta, però in un ambiente positivo, con tanta gente, e devo dire anche è stata una partita corretta, e anche il pubblico è stato molto corretto nei nostri confronti. Forse il peggior in campo è stato l'arbitro, almeno a mio parere. Cosa è successo sulla sua espulsione? È sull'espulsione di Colombo che passa. La sensazione che abbiamo avuto noi, che siamo dei cattivoni dalla tribuna, una sorta quasi di compensazione, per cui sei minuti che sono passi tanto, perché il fallo non ci sembrava da espulsione. Sinceramente, la mia espulsione è assoluta. Guardi, io posso sembrare in panchina, però io non sono mai stato espulso quest'anno, neanche l'anno scorso. Io avevo la società dietro e io mi sono rivolto a loro dicendogli non si può fare così, ma era riferito al mio giocatore, che non possiamo prendere un'espulsione al 97esimo. L'assistente credeva che mi riferisse all'arbitro e ha chiamato l'arbitro. Il quarto uomo gli diceva: guardi che mi riferivo al giocatore, perché io c'è stata questa incomprensione, la paghiamo. Sicuramente l'assenza di Colombo per noi è un'assenza pesante, però oggi ha giocato l'altro ragazzo davanti, Chirillo, dopo 5 mesi, e ha fatto bene quando è entrato, l'abbiamo recuperato, quindi avrò Colombo, Chirillo e Ferrari, sono abbastanza tranquillo. Mi dispiace per l'espulsione, perché non fa parte di me, e mi scuso col pubblico e con voi. Lei ha preparato molto bene la partita, nel senso che di tutto voi è sempre stato bene in campo, nelle prime minuti di cura, insomma, prima 10 minuti, un quarto d'ora, sostanzialmente è avanti le occasioni più pericolose. Lei ha preparato proprio così la partita? Noi eravamo venuti a giocare in maniera diversa. Quando abbiamo visto che loro avevano un assetto diverso, non ce l'aspettavamo di vicino in campo, Galizia, Maiella e Orlando, ci siamo adattati a loro cambiando sistema. Noi non guardiamo tanto loro e cerchiamo di fare partita, e in quel momento, all'inizio, quando abbiamo capito che loro giocavano in un certo modo, la squadra si è adattata e secondo me ha fatto una grandissima prestazione. Ci è mancato solo il gol per andare in vantaggio. E poi abbiamo preso il gol su autogol, però dal punto di vista tattico, dal punto di vista dell'organizzazione, delle idee che abbiamo messo in campo, la squadra ha fatto molto bene secondo me. Chi ha deviato i suoi giocatori la palla sulla posizione di vicino, che non siamo riusciti
schema. L'ultimo uomo della barriera l'ha deviata e la palla è andata dentro. No, no, questo è stato, no, ce l'ho chiesto proprio l'uomo. Devo dire la verità, non lo so. Perché è un po' di rabbia. E dopo ha fatto una grande parata al portiere. Sì. Lì poteva cambiare tutto. Sì. E poteva uscire invece poi a mettere. Però devo dirvi grazie per tutto, per l'ospitalità, per il clima. Noi siamo un pochino con poca gente, però queste per noi sono partite che hanno sicuramente, ci lasciano dentro qualche cosa di importante. Che ora domenica, che vinca il migliore. Grazie. Grazie a voi, è un piacere. Crepi, grazie.